parte, lo sapete? Non lo sapete? Allora, dovete prendere un treno, poi un aereo, poi una barchetta, poi prendete la maschera, le pinne e gli occhiali. Oh, ma che brava la mia maestra! Ma perché brava? Chiede sempre perché. Perché noi, voi, dovete chiedervi sempre il perché delle cose. È fondamentale. Sapere è importantissimo, perché così siete padroni della vostra vita. E infatti noi adesso facciamo un applauso ai vostri insegnanti, perché sono quelli... Grazie a tutti, sono emozionato, con tanto calore sento qui. Allora, quest'anno mi hanno detto che siete stati più bravi rispetto a quelli dell'altro anno, è vero? Ma siamo proprio sicuri? Ok, ok, allora vedrete che ci saranno tantissimi premi, sicuramente. Hanno fatto dei lavori splendidi quest'anno, davvero. Lo dico a voi, agli insegnanti, vi rifacciamo un altro applauso. Quest'anno sono stati bravissimi, davvero. È stato l'anno in cui davvero avete offerto a tutti noi uno spaccato del mondo, della letteratura, della cultura meraviglioso. Grazie davvero per quello che ci avete regalato, perché ci avete regalato delle emozioni. Noi che abbiamo letto con molta attenzione tutti i vostri testi, ci avete regalato delle grandi emozioni. Bravi! Chiamiamo sul palco per premiarvi. Abbiamo il consigliere Maria Rita De Alexandris del comune di Viterbo. Un applauso! E poi chiamiamo il comune di Tuscania, che non è qui per caso. Abbiamo Camilla Save, Linda del Signore, Stefano Piatti della Polizia Municipale. Dove sono le scuole di Tuscania? E poi chiamiamo Mauro Galeotti. Mauro, il giornalista che ci ha... Mauro! Ci siamo portati capito subito. Daniele Peroni, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. No, infatti non c'è. Alessia Serangeli. Alle scuole d'infanzia, Giusy, c'è un piccolo cambio.
premio che è un mappamondo digitale con il registratore, le storie dell'infanzia, grotta di Santo Stefano, Pio Fede, dove siete? Scuole dell'infanzia, consegniamo, Giusy, questo lo dai tu? Venite, ma già che siete qua, venite sul palco, prego, 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 siete già qui. Direttore, prego, e chiamo Comune di Viterbo, la nostra bellissima consigliera, a consegnare il primo premio alle scuole dell'infanzia Grotte di Santo Stefano. Un applauso grande! Bravissima!
sì, è per te, certo. Hai vinto, complimenti. Grazie. E poi sta arrivando Tania, un grande applauso per Tania, ragazzi, è meravigliosa, è con noi da tantissimi, da tanti anni, 4 anni, 4, e ogni anno una vittoria, un applauso meraviglioso per Tania che è meravigliosa, per Tania meravigliosa. Grazie Tania, complimenti per il lavoro fatto, grazie. E chiediamo a Loretta Bacci. Loretta Bacci, dove sei? Loretta Bacci non c'è. C'è, bene, glielo porteremo. Allora ragazzi, scuole primarie, cominciamo. Vince la menzione speciale, è una menzione speciale che è un microscopio per poter imparare e studiare le scienze naturali. Alice, prego. La scuola Dante Alighieri di Vegliano. E vogliamo la foto? La scuola di Vegliano oggi porta 2 premi alla sua insegnante e ai suoi ragazzi. Vi premierà la nostra Margherita insieme al nostro direttore, premierà come 3° premio la scuola primaria al Ceste Grandone di Viterbo. Bella foto, bravi! Sedetevi ragazzi, sedetevi. Roberta, sedetevi in modo che possiamo poi accedere. Roberta, per favore, li fai sedere, grazie. Sì, assolutamente ragazzi, vai 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 vai, dovete stare seduti, seduti tutti quanti. Poi abbiamo seduti, seduti, seduti ragazzi, tutti quanti ragazzi, lasciate il centro libero per favore. Grazie, siete bravissimi. Dai, lati, lati, lati. Bravi, bravi, bravi. Seguite Claudia, eh? Vai. Complimenti, ragazzi. Abbiamo anche un 3° premio ex aequo, eh? Che adesso, tra poco, fra un attimo vi dico. E chiedo al nostro dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di consegnare il 3° premio ex aequo alla scuola. Direttore, stai pur lì, perché abbiamo un altro premio da consegnare all'istituto omnicomprensivo Agosti di Bagno Reggio. Vince il 3° premio direttore, insieme a Daniele, insieme per la foto di rito. Finché
studente per aver profuso il proprio impegno in un progetto così difficile, perché leggere, scrivere, imparare non è facile, perché magari a volte si preferisce giocare, ma questo ve lo portate a casa e tenetelo, perché dovete ricordare quanto siete stati bravi all'interno di questo lavoro. Allora, abbiamo fatto la foto? Dobbiamo consegnare il secondo premio, Roberta. Secondo premio in arrivo. Alice, c'è il secondo premio in arrivo. Secondo premio in arrivo, che è? Allora, vediamo se la nostra rappresentante del messaggero vuole consegnare un premio, che è il secondo premio, che è un mappamondo, c'è per caso la scuola primaria di Vetralla. Bravissimi, insieme al nostro direttore, la nostra bravissima giornalista. Complimenti ragazzi! Ragazzi, le foto non andatevene, perché non è finita! Complimenti! I complimenti non vanno solamente a chi ha organizzato, ma soprattutto ai ragazzi che fanno vivere questa iniziativa e questa manifestazione, alle maestre, alle direzioni didattiche che sposano i vostri progetti, le vostre iniziative, che ci permettono di essere oggi qui per celebrare questo percorso, altrimenti non potremmo essere qui. Quindi il ringraziamento va a tutti, principalmente ai ragazzi e a voi che organizzate queste belle manifestazioni. E ha detto bene il nostro vice sindaco, i complimenti vanno agli insegnanti, ai ragazzi e alle famiglie che li sostengono. Gli facciamo un applauso per ringraziarlo di essere qui oggi, per aver dedicato parte del suo tempo a questo evento. Lei non se ne vada, perché poi abbiamo un'altra sorpresa con questa scuola. Allora, vince il secondo premio ex aequo la scuola primaria Soriano Nencinino. Direttore, io direi insieme a Wanda andiamo a consegnare il premio. Il prossimo premio lo consegni tu?
e Marino Cantare se lo verrà, che sarà il nostro ambasciatore per la consegna. Il secondo premio ex aequo. Bravi ragazzi, complimenti. Grazie, grazie, grazie per il lavoro che avete svolto. E invitiamo per la consegna del secondo premio ex aequo alla scuola Pio Fedi Grotte di Santo, scuola primaria Pio Fedi Grotte di Santo Stefano Viterbo, secondo premio ex aequo. Dove siete? Consegna il direttore. E il prossimo premio, che è il primo, chiederei a Claudio Lana. Insieme a, non si sa, non si sa. Allora ragazzi, visto che sta per arrivare il primo premio, tutti oh, e naturalmente la scuola vincitrice del secondo premio ex aequo gira con la foto, eh? Oh, chissà chi sa chi è, chissà chi sa chi è, chissà chi è, chissà chi è, chissà chi è, non si sa. Comunque, allora, sono bellissimi. È vero, Roberta, hai ragione. Sono veramente straordinari. Abbiamo assegnato il secondo premio. Allora abbiamo il primo premio. Ma no, attenzione. Allora, se io dico a Camilla Same, per esempio, di avvicinarsi. Attenzione, stai